Gli occhi di questi tre giovani italiani dell'Ottocento hanno visto una società in cui molte cose rapidamente cambiavano. La politica, il valore del denaro, il lavoro, la letteratura, i confini delle terre conosciute. Anche queste signorine dell'aristocrazia italiana guardano verso un altrove femminile, tutto da decifrare e ancora lontano da venire. Per ora sono delle privilegiate che volentieri si adattano alla moda del tempo, farsi fotografare. I volti e i costumi di questi nostri antenati giungono sino a noi grazie a un oggetto, una piccola fotografia incollata su un cartoncino ed entrata nella storia dell'immagine come la carte de visite. Permise a tutti di avere e tramandare una propria fotografia. E così troviamo scritto sul retro della carte il nome di questo signore inglese, che forse si chiamava Hugon. Era il 1867. A lui un altro giovane dedicò la sua fotografia. Era il 1869. Questo scambio di immagini e sentimenti fu reso possibile grazie all'invenzione di un fotografo francese, André-Adolphe Disdery. La sua idea? Usare un'unica lastra con una macchina munita di più obiettivi, fotografare una persona e poterne ricavare un certo numero di singole fotografie tutte uguali. Nasceva la fotografia di massa. Con una spesa modesta, ognuno poteva avere le sue fotografie da conservare, da regalare, da scambiare con altri dopo aver scritto sul retro, se lo desiderava, il proprio nome e una data. Tutti potevano essere fotografati. Disdery, con la sua invenzione, divenne ricco e famoso, ma si rovinò e morì in miseria. La fotografia con la carte de visite fece un grande balzo in avanti, fu adottata da tutti gli studi fotografici del tempo e ci permette oggi di vedere una società, quella della borghesia trionfante, attraverso i volti di chi visse quell'epoca. È un'immagine autentica quella della carte de visite? Se la fotografia riproduce la realtà, sappiamo anche che la nasconde, e la carte de visite dava un'immagine di calma apparente da cui non dovevano emergere alcuna contraddizione sociale, alcun turbamento culturale e sentimentale. Quest'idea di tranquillità si avverte nell'arredo in cui sono collocate le persone fotografate. Niente deve turbare lo sguardo. I mobili, gli oggetti, i drappeggi sono quelli di un tranquillo appartamento di buona famiglia in cui non c'è traccia di disordine o di stravaganza. In questo modo si crea un universo fotografico totale da cui è espulsa o quantomeno accantonata ogni velleità di ricerca artistica, ma anche la conflittualità che esplodeva mentre si affermava la moda della carte de visite. La chiave per comprendere il successo di questo modo di fotografare spiega anche la rovina in cui precipitò Disdery. Al di là delle stravaganze del personaggio, la richiesta di immagini nella società del tempo era molto forte. Il modello carte de visite fu allora copiato da tutti coloro che vedevano nella fotografia un mezzo di guadagno e nacque una concorrenza tra gli studi fotografici gestiti da molte persone che provenivano da esperienze e mestieri diversi che nulla avevano a che fare con la ricerca scientifico-culturale che aveva accompagnato la nascita della fotografia. Lo scopo?
era fornire un prodotto pulito, serio, edificante e alla portata di tutti. In questo panorama uniforme però ci furono alcune eccezioni. La più famosa è quella di Gaspard Félix Tournachon, detto Nadar, ma anche quella del suo antagonista Étienne Carjat. Se osserviamo i ritratti di questi due signori fotografati da Carjat, vediamo un fondale privo di ornamenti che isola il personaggio e mette in risalto l'abito e lo sguardo in cui, come ha scritto il filosofo Jean-Paul Sartre, c'è il riflesso di un'intera epoca, la Francia del Secondo Impero. In questo piccolo mondo antico evocato dalla carte de visite, due aspetti dell'abbigliamento borghese ci portano indietro nel tempo: il cappello a cilindro e le grandi gonne con tanta stoffa. Il cilindro spesso è tenuto in una mano come oggetto accessorio e ingombrante per il volto dell'uomo fotografato. La tanta stoffa della gonna, invece, e non potrebbe non essere così, entra prepotentemente in campo e segna la condizione femminile in cui quasi nulla deve essere mostrato del corpo della donna. Togliersi il cilindro davanti all'obiettivo del fotografo ai tempi di Nadar e Carjat, per l'uomo è anche un segno di cortesia e saluto. Togliersi o accorciare la gonna alle donne non è consentito dalla morale, a meno che non si tratti di attrici, ballerine o prostitute. Le ragazzine portano la gonna più corta. Questa sembra avere un'aria un po' ribelle. Gli uomini fotografati con il cilindro in capo a volte hanno un'aria di sfida e noncuranza che stona con quell'ordine che la carte de visite vorrebbe rappresentare. Quando si conclude l'epoca d'oro della carte de visite? Gli storici della fotografia parlano degli anni 70 del XIX secolo. In realtà questo tipo di fotografia sopravvive nel tempo, anche se gradualmente è superata da nuovi formati, nuovi processi chimici e soprattutto da altre macchine fotografiche, che consentono alla gente di fotografarsi a piacimento l'uno con l'altro.